Ed eccoli qua a condurre la gara ancora a Barbagia, seguito a ruota da Capuano. Sono appena sfrecciati davanti a noi a tre lunghezze il gruppo, seguono il duo di testa. Una gara veramente appassionante. Mancano due giri alla conclusione della gara. Lo sport e salute, questo è il tema che ha accompagnato il settimo trofeo ciclistico Ciro Antonio De Angelis, evento straordinario patrocinato dal comune di Marianella, organizzato dalla Proloco locale. Tra gli sponsor figura il Club Rotary di Marigliano, di nuova apertura, ma anche già molto attivo sul territorio. La Fondazione Maria Guarino Amor Onlus, ricerca e cura sul cancro, tra i premiati, tra l'altro. Una giornata di sport, di salute, ma anche di tanta partecipazione. Presidente della Proloco, del presidente del locale Rotary Club di Marigliano. Una gara importantissima, un evento importantissimo alla sua settima edizione, che ricorda un grande cittadino, un medico che per anni ha portato avanti, ha condotto questa battaglia sportiva, più che altro è stato anche lui stesso uno sportivo, un ciclista appassionato. Noi come Fondazione Maria Guarino Amor Onlus abbiamo contribuito fattivamente affinché questa manifestazione si potesse realizzare ed avesse il successo che sta avendo. Grande partecipazione di pubblico, oltre 150 gli atleti in gara. A Maria Guarino Amor Onlus non è soltanto ricerca, non è soltanto terapia, ma è anche passione sociale. Giuseppe Cucurullo, presidente della Proloco di Marigianella, stamattina una giornata importantissima in memoria di un grande, di un cittadino indimenticato di questa terra. Qual è lo scopo, qual è la sensazione che stai percependo rispetto all'evento? La sensazione che percepisco è una sensazione di entusiasmo, e di cui sono molto contenta anche della collaborazione che abbiamo ricevuto come associazione Proloco dal Club Rotary, dalle varie attività commerciali di Marigliano e Marigianella, quindi è veramente una bella sensazione di festa. C'è anche una fondazione importante che fa ricerca sul cancro. Sì, assolutamente, Amor Onlus, che attivamente ci ha aiutato nell'organizzazione dell'evento, e siamo molto contenti di questa presenza importantissima, anche perché il mio ruolo nella vita è quello di fare ricerca, quindi sono veramente 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 contenta di avere questa collaborazione. Continuate a seguirci, Sergio Angrisani per Napoli News Magazine. Maria Guarino Amor Onlus è sempre presente, è sempre con voi.